sempre un pochino canzone, un pochino altro, ma c'è imparato il pubblico, mi impara poco cantando pure, e così faccio successo con la prima donna e me la conquisto, ma va caduto il maestro, che è roba buona. C'è permesso, c'è permesso! Favorite, favorite! Buon appetito, grazie, sarà mangiando, forse! Favorite! Buon appetito! Venite avanti! Ah, venite, sto venendo, dito! Dove andate? Venite avanti a me! Sì, avanti a voi, dito! Siete venuti, che volete? Io vorrei cacà! Avete sbagliato, se si tratta di questo fatto! No, che c'entra, io vorrei cacà! Non bevo emozioni, eh! Vorrei cacà! Volete cantare? Bravo! Ah, bravo, va bene, è a posto! È l'emozione! Vabbè, è tutto a posto, allora voi siete un dilettante, insomma, siete dilettante pure. Guardate, se dilettante è una bella parola, dilettante sono io e siete pure voi. Feroci, dilettante è una cattiva parola. Ma voi non avete nemmeno capito che cosa vuol dire questo dilettante. Che è dilettante? Voi siete dilettante, voi siete un principiante. Ah, sì, uno che vuole incominciare a cagare. Avete portato le carte l'avete portato. Che c'hanno fa una scopa, maestro? Ma quella scopa avete trovato? Io da scopa. Ma quella scopa? Chi va a dire sta scopa? E voi ha detto cosa? Io ho detto avete portato le carte sarebbe spartite. E perché si è appiccicato qualcuno? Chiama Spartra, ne? Spartita che chiama Spartra? Voi non dovete Spartra a nessuno, e Spartita significa le carte di musica. Ah! E carte di musica, tu le carte di musica come cantate? E no, le carte di musica, ma perché voi mettete le carte di musica? Ma che c'entra? Ma io ho le carte di musica di altri cantanti, non posso avere carte di musica vostra. Vabbè, maestro, ma io sono una persona esperta, saccio tutte le canzoni, saccio. Sapi tutte le canzoni? Sì. Insomma, per esempio... No, questa non la saccio. E non è una canzone, per esempio, è un esempio che vi sto dicendo, insomma. Voi conoscete tutte le canzoni? Sì, tutte le canzoni. E quando mamma te l'ha fatta? Maestro, ma volete sapere fatto perché non ha capito? Quando mamma mi ha fatto, ietta una serie con papà, così. Ma che c'entra? Ma quando mamma l'ha fatto, ietta una... Quando mamma te l'ha fatta è il titolo di una canzone. Ah! Io ho titolo di una canzone! È il titolo di una canzone. Guardate, non l'era capito. Ah, non l'avevo capito ancora. Maestro, e allora viene te ne appositò, no? Ma perché non ci diamo a Capri? Che bello, a Capri guardare che ho pallisole. Ma scusa, ma viene di Napositano, mica mi chiama a Capri, a Macose, che viene di Napositano, è anche un titolo di una canzone. Viene guardate che gli ha dato un titolo di una canzone, non sai, non lo so. E meno questo sapete. Non la conosco, maestra, già ti c'ho pacienza. Allora abbracci. Ma che c'è abbraccio? Maestra, già ti baci abbraccio. Tu sei una bella guagliola, non ci capito? Vengo qua perché proprio voglio andare voglio conquistare una donna. Ma lei per chi mi ha preso? Abbracci, è una canzone che fa Nunzio Gallo, abbracci, ma non lo conosco. Ah, è una canzone! È una canzone anche questa, nemmeno. Ma chiasa, maestra! Manca questa canzone a casa. Mi saccio tutte le canzoni, ma che tutte le canzoni, ma che sono? Canzone più conosciuta, che croce. Più conosciuta, manca che sta. Ma che sai, te voglio bene, che sai, te voglio bene. No, maestra, qui adesso. Un po' un pensiero ma sul lato. Ma senti, ti voglio bene, ti voglio bene, è una canzone. È un'altra canzone. Guardate la canzone che fa Toni Moreno, ti voglio bene. Non la so. Venga che sta. Ma allora che conosci tu? Tu non conosci proprio niente. Io che saccio una canzone, ma non ho. Aspetta un po', sapessi scalo in Adele. No, io mi affanno che ho pescato, guarda. E che c'è? Ti tiriamo di ora, come canto così. Insomma, conoscisse una serie di maggi. Ah, ecco questa a casa. La conosci? Però è stata la maroma. Ma come viene a me? Non mi ricordo tutta quanta. Non te la ricordo, va bene, io ti do uno spunto. Chiaro, beh. No, ti do uno spunto della canzone. No, dico, voi mi suggerite qualcosa. Ti do la prima nota. Guarda, in mano a capo, la prima nota. Ma scusi, io ti do la prima nota della canzone, il primo verso della canzone, hai capito? Che parola, Madarice, maestro? I da buffarsi parole veramente, e parole. No, e parole ragazzo. Allora, maestro, per cortesia, attaccate una serie marcia. Una serie marcia? Ma che stai facendo? No, mi sto preparando la gola. Tu devi pigliare qualcosa, fatti ricare il carisma. Perché devo fare carisma? Fai un acuto, fai vedere una cosa, fai vedere. Faccia fa? Hai la bocca. Ah? Tu ti trovi palla, no? E perché, maestro, qui quando le tenete? Ma che c'entra? Tu c'hai due tonzille, tu stai inguaiato, figlio mio, tu ti ha tagliato la tonzilla che cantò. Vabbè, maestro... Aspetta un momento, dai una voce prima di cantare, prima non puoi mettere. Eh sì, per sentire la padano, noi! Quale padano, noi il padano? E cipolla! Che cipolla, nemmeno! Che voce ha già rubisciato? Così, mimi! Ah, già chiamami mi. Perché non sapete chiamare voi, Mimì! Coco e calmo lo pazzo, ma che cosa stai dicendo? Ma si provi cretina, allora! Ma che c'è di me? Mimì, va bene, in tutti i modi, vai avanti, allora, dove vai? Vieni qua. Sali loco, c'è Annanzi. Vai avanti a cantare, vai.
Allora, allora la prima, il primo verso vai trovando la canzone. Ci di me parole. Quando viene l'appuntamento, maestro, troppo cantata la canzone, facciamo cantare. Senti, mamma, quando viene l'appuntamento, vai avanti, io ho fretta e cerco di fare presto. Ma troppo cantata la canzone, facciamo cantare, poi vediamo appuntamento per quando vengo. Ma quando viene l'appuntamento è all'inizio, hai capito? All'inizio. Dai, vai. All'inizio della canzone. Vai avanti. Quando viene appuntamento, quando viene appuntamento. Appuntamento quando viene, appuntamento. Ma che stai facendo? Ma che appuntamento? Chi ha appuntamento? Maestro, mi manda l'appuntamento. Tu hai detto che la conosceva, appena volevo un inizio, volevo uno spunto della canzone. Lo spunto della canzone, ma tu invece non lo vai trovando lo spunto della canzone, tu avevo sento tutta qua. Allora quando viene l'appuntamento guardo mare e guardo il frutto, vai. Quando viene appuntamento. Guardo mare e guardo il frutto. Guardo mare, guardo in fronte, c'è sto mare in fronte, so caduto in fronte a mare. E chi c'entra in fronte a mare? Guardo mare e guardo in fronte. Fai come ti dico io, va. Continuo, vai. Canto come ti dico io. Quando viene appuntamento, guardo mare e guardo in fronte. Quando viene appuntamento, guardo mare e guardo in fronte. Se ti parla non ti spugna. Quando viene appuntamento, guardo mare e guardo in fronte, se ti parla non ti spugna. Quando viene appuntamento, guardo mare e guardo in fronte, se ti parla... Ma che stai facendo? Ma gli sta rispondendo, maestro? Ma non dà zitto e non rispondo, se ti parlo non rispondo ancora il continuo della canzone. Ah, è la mia, no? Quando viene l'appuntamento, quando mare guarda il fronte, se ti parlo non rispondo. Sei distratto con perché? Vai un distretto e vieni tre. Si viene quattro lo ristretto. Distratto, cretino, distratto, chi c'entra lo distretto? Ma boh, e che ne sai? Sei distratto con perché? Sei distratto con ma che? Chi ti tengo in tuo cuore? Chi ti tengo in canna, maestro, a te mi ha credo, ma... Chi sei per me, mamma? Ma che c'entra, mi tiene in canna? Ma io ti tengo in tuo cuore, significa la canzone. Io ti tengo in tuo cuore, tutto cuore, Io ti tengo in tuo cuore. Mamma, sei brutto quando vuoi tu non Io ti tengo in tuo cuore. Dice una di quattro, una volta li dice tengo. Una volta ti tengo in tuo cuore. E chi c'è? Non è non ti sto suggerendo adesso. Non lei sta suggerendo adesso. Ma tu mi mando guarda, come a me, mamma mi dà pacco. Io non ce la faccio più. Maestro, mi manda dice parole la canzone. Io ti tengo in tuo cuore. Signore, sono sempre innamorato. Chi sei proprio fissato? No, signore, non è che sono innamorato, è la canzone. Sono sempre innamorato. E tu invece pensa no. Maestro, io penso a voi, non vi preoccupate. E non mi deve pensare a me. Guardate, chi l'hai? Tu pensa a nada, io penso a voi, sto facendo la canzone e mi sto pensando. Ma tu non mi devi pensare a me, a pensare che è la canzone, e tu invece pensa a nada. E tu invece pensa a nada. E ti stai scordando di me. E ti stai scordando di me. Quando si dice sì? Quando si va a sposare, quando uno dice, voi volete prendere a questa qua come legittima sposa? Sì! Si dice sì. No, allora. Quando si va a sposare? E quando si dice sì? E chi c'entra quando si va a sposare? Perché ci sta mia a sposare? Che ne sai, quando si dice sì, si dice sì, quando... Fai così, guarda come ti dico io. Quando si dice sì. Quando si dice sì. Tienilo a me. Quando si dice sì, quando si dice sì, quando si dice sì, quando si dice sì, quando si dice sì. Quando si dice sì. Quando si dice sì, a me, che stai facendo? Ho tenendo a mente. Quando si dice sì, dico sempre a me. Ma non signore, non ne ha tenere a mente così, ma che c'entra così? Tieno a mente significa, è un'altra parola che viene dopo, è il seguito allora, della... quando si dice sì, tieno a mente. Ecco, come hai cantato bello, come hai cantato proprio bene, come hai cantato bene. Quando tieno a mente. Non sa da far soffrire, non cuore a mano. Non sa da far soffrire a tutto quanto, ci facciamo la carne cotta a tutto quanto, che c'entra il soffrire? Soffrire quello che mi stai facendo a me, soffrire. Non sa da far soffrire, non cuore a mente. Tu mi dici stasi una sera e maggi. Tu mi dicesti sì una sera, immagine! E mo io non ho cu! Perché un notrino, maestro! Allora lui vada a sapere con questo fatto, Ma mo io non ho... Ma che tengo? Maestro, qui tu sei... È il momento dell'acuto, hai capito? E mo io non ho cu! Hai capito? Ti devo fare uno sforzo a questo punto qua! Ci va per forza! E mo io non ho cu! Hai capito? Ci va per forza sto sforzo! Ho coraggio e me la so! La notte acuta! Ecco, la notte acuta! Allora è mo io non ho cu! Che stai facendo? Sto cercando di passare la rota cupa. La rota fai uscire la notte. Dove te la fai uscire? La rota da sci, maestro. Ma la notte da sci a qua, oi. Qua, oi, la fa qua. Vicino al microfono. E mo tieno coraggio. Ma aspetto le quattro battute che ti dà il maestro a questo punto, no? Arrova, arrova. Aspetta le quattro battute che trovo maestro. E mo tieno coraggio. Quattro battute. E me la so.
so, ah. È felice. Allora, è modero coraggio!